PS5 si prepara a un nuovo importante aggiornamento. Un update che consentirà di salvare i giochi per PS5 su una memoria esterna USB, il gioco cross-gen con PS4 e tanto altro ancora. Ecco tutti i dettagli. Un nuovo corposo aggiornamento del software di sistema di PS5 sarà disponibile in tutto il mondo da domani, mercoledì 14 aprile 2021, con tanti miglioramenti e nuove funzioni. La prima riguarda la possibilità di salvare i giochi per PS5 su unità USB esterne compatibili. Grazie a questa funzionalità si possono trasferire i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione interna della console a una memoria di archiviazione esterna USB. Avremo così un nuovo modo per tenere un archivio fisico dei nostri contenuti, ma attenzione, per giocare sarà necessario copiarli nuovamente nella memoria SSD interna della console, perché è molto più veloce di quella USB. Rimane comunque più veloce reinstallare i giochi per PS5 da una memoria esterna che scaricarli nuovamente o copiarli da un disco, quindi non è male avere questa possibilità in più. Inoltre, i giochi trasferiti o copiati nuovamente nella memoria di archiviazione interna verranno automaticamente aggiornati e si potranno scegliere le modalità di gioco che si desiderano installare, almeno in quei titoli che supportano l'opzione. In futuro PS5 supporterà anche l'espansione della memoria di archiviazione tramite unità M.2, ma Sony è ancora al lavoro su questa funzione. I giocatori PS4 e PS5 possono ora utilizzare SharePlay mentre chattano nei party. Ciò significa che gli utenti della console PS5 possono consentire ai loro amici su console PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o persino provare i giochi per PS5 tramite SharePlay e viceversa. Le opzioni includono la possibilità di condividere lo schermo con un amico e cedere virtualmente il proprio controller o uno secondario per giocare insieme in cooperativa. Una selezione delle sessioni di gioco degli amici verranno poi visualizzate su entrambe le console PS4 e PS5. Si può utilizzare questa funzionalità come scelta rapida per invitare un amico a giocare, riducendo il tempo necessario per entrare in partita, e il tutto è personalizzabile tramite una serie di impostazioni di privacy. Si potrà anche passare più facilmente dai party agli amici e iniziare a chattare con i party esistenti o visualizzare le singole attività degli amici online. Inoltre, si potranno attivare o disattivare le notifiche per ognuno dei party a cui si partecipa. Ma non è tutto, perché sarà anche possibile disattivare rapidamente la chat di gioco in modo da spegnere l'audio del microfono e della voce degli altri giocatori e regolare facilmente il volume della chat vocale individuale degli altri giocatori nella stessa chat. Quando attivati dagli sviluppatori, gli aggiornamenti dei giochi verranno prescaricati sulla console se l'impostazione aggiornamenti automatici è attiva e la console è accesa o in modalità di riposo. Per trovare più facilmente cosa si cerca, si potranno poi effettuare ricerche nella raccolta e nascondere determinati giochi. Dal menu impostazioni si potrà regolare l'ingrandimento dello schermo in base alle proprie preferenze e si avrà anche maggior controllo sul salvataggio degli highlight per i trofei. Si potrà infatti personalizzare il livello trofei per l'acquisizione automatica di un'istantanea della schermata o di una clip, così da scegliere di acquisire e salvare solo le immagini o i video di categorie specifiche. Anche PlayStation App si rinnova. Alla già presente possibilità di salvare i prodotti in una lista dei desideri, ricevere notifiche quando gli amici sono online e modificare lo stato online della console, nelle prossime settimane si aggiungeranno ulteriori novità, tra cui la possibilità di partecipare a una sessione multigiocatore su PS5 dall'app, gestire la memoria di archiviazione della console, confrontare le raccolte di trofei con gli amici e ordinare e filtrare i prodotti mostrati nel PlayStation Store. Sony ha assicurato che questo non è che un assaggio dei numerosi aggiornamenti e miglioramenti che arriveranno su PS5, ma ci sono già alcune novità interessanti. Voi cosa ne pensate? E quali sono le funzioni che aspettate di più? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante, lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.